Buonasera, benvenuti alla prima sessione di Il vento e i boccioli di ciliegi. E, questa sera facciamo prima la presentazione dei personaggi, almeno la gente associa le voci alle persone. E chi vuole partire? E vabbè, dai, parto io. In questo silenzio, in questa valle di lacrime. Io sono Soshi Eiko, lo scorpione del gruppo, la scorpione del gruppo, e membro della famiglia Soshi, famiglia dedita al courtier e allo shugengesimo, che si occupa principalmente di quel genere di tecniche atte a creare, come si suol dire, illusioni e mutamenti nella realtà, infatti è quello principalmente il mio scopo. E come personaggio, per non spoilerare troppo, è una tipa particolarmente perfettina che adesso si approccia al Genpuku, tra virgolette, diciamo solo così. Ok. Prossimo. Vai, a coda sura. Spariamoci Vai, di cartuccio io subito. sono Akodo Asura, della famiglia appunto Akodo. Sono una Matsu Berserker clan del leone e fondamentalmente sono una Bushi. Mi si riconosce perché ho una cicatrice sul volto e un rosario buddista che porto attorno al collo. Per il resto sono orgoglioso del mio clan, giro in armatura o con abiti kimoni molto marziali e con i simboli in bella vista del Io sono Toby, gioco a Gashi Izaki, è uno Shugenja del clan del drago, nella famiglia Gasha. Gli Agashi sono famosi per essere degli alchimisti e si specializza di più nella magia legata all'elemento della terra, almeno quello che vorrebbe fare. Che dire, è abbastanza, ha una certa nomea, per così dire, attorno nel clan del drago, poiché è famoso per essere abbastanza un certo combinaguai, in un certo senso. Che questo sia dovuto a sfortuna oppure a avere incompetenza sarà visto. Sì, questo è più o meno quello che c'è da dire. Ok. Luca o Pier? Allora, io sono Luca, interpreto Mirumoto Aizo, che è un Kizuki, cioè un investigatore, che ha come grande scopo nella vita di trovare i cattivi malviventi e anche le belle donne. Quindi una donna malvivente per lui è il massimo della vita. Ciao, io sono Skald e interpreto Mirumoto Hidetoshi, che è un Bushi del clan del drago, molto diciamo, tendenzialmente introspettivo alla ricerca della meditazione e della perfezione. È un allievo della scuola Niten, due cieli, quindi combatte con katana e wakizashi. È un gran bel ragazzo di 16 anni con i lunghi capelli neri, avvolto in vesti color giada con gli emblemi del clan del drago. È una persona che non passa inosservata, che ama agire d'istinto. Ok, la nostra scena si apre con i nostri cinque samurai che stanno camminando verso sulla strada di Tsuma, il posto dove si tiene il campionato di Topazio. L'anno è il 20° anno del regno del divino imperatore Antei 38esimo, l'impero di Smeraldo, ovvero Rokugan, così viene chiamato, ha resistito praticamente grazie alla guida dei Kami e dei discendenti e alla benevolenza dell'imperatore per oltre 1000 anni.
Da sempre è un... ci sono stati attriti per guadagnare il favore dell'imperatore, ma al tempo stesso i clan proteggono la linea dinastica dai nemici interni o esterni dell'impero. Siete stati tutti quanti invitati a partecipare al campionato di Topazio. È praticamente è un'opportunità per ogni clan di testare o dare sfoggio delle proprie abilità. Si mandano fondamentalmente gli studenti più valorosi che devono partecipare a una serie di prove. Il massimo premio è essere campione di Topazio, che è una carica che dura un anno, e questo torneo si svolge a Tsuma in primavera, poco dopo che i ciliegi sono iniziati a sbocciare, o comunque in questo periodo. L'organo che organizza il campionato è l'Accademia del Duello di Kakita, ovvero il clan della gru ha una scuola di accademia, ha un'accademia dove fondamentalmente si insegna duello ed è rinomata a tutti, e tra questi ci sono praticamente hanno organizzato questa secolare cerimonia. È una mattina molto fresca, di l'equivalente di un marzo, per intenderci. L'inverno non è stato particolarmente rigido, e pare che la primavera abbia si sia già abbastanza inoltrata per quello che può essere. È una mattinata di sole, saranno probabilmente le 11 di mattina, e state procedendo su questa strada voi cinque. In questo momento sì, vi siete più o meno incontrati, avete fatto parte di strada assieme voi cinque. Cielo terso, non c'è una nuvola, azzurro, c'è questo odore di che viene trasportato dal vento di profumi di tigli e ciliegi. State praticamente iniziando a incamminarvi, vedete in distanza Tsuma. Ditemi voi su che cosa può avvertire la conversazione. Siamo tutti a piedi? Siete tutti a piedi, sì. Siete tutti a piedi, vestiti in kimono, in kimono da viaggio, e vi state praticamente recando verso questa città. Fate conto che la telecamera gira intorno ai vostri personaggi. Probabilmente ci siamo incontrati. Esatto, probabilmente avrete fatto almeno 48 ore di strada a piedi, tutti e cinque assieme. Voi tre, intendo nello specifico Agashi Izaki, Miyamoto Aizio e Hidetoshi, avete fatto più di un mese di viaggio assieme. Master. Izaki e Tobi, giusto? Izaki e Tobi e Hidetoshi e Pierre. Aspetta. Master. Adesso ci sei. Domandona. In queste sì. 48 ore, quanto sono riuscito a capire, grazie alla mia passione per i gossip delle disastrose avventure del nostro buon Tobi, di Izaki? Non lo so. Secondo te, senz'altro, i due lo guardano strano, ma non penso che abbiano rivelato nulla di che in pubblico, questo senz'altro. Però c'è qualcosa che non si nota, che c'è qualcosa che non va.
Sì, seppur possono provare a mascherarlo, viene visto con un... non c'è una piena fiducia, probabilmente anche il body language o la maniera con cui viene guardato. Beh, io dico, rivolto verso Detoshi, Detoshi-sama, a quanto pare le favole sulle disgrazie... E i Detoshi sanno, perché lui non è un superiore rispetto a te. Ah, ok, i Detoshi sanno. Lo puoi offendere, lo puoi chiamare Sama in maniera per... è Sama. No, era semplicemente... I Detoshi sanno, allora, fortunatamente le leggende su portatori di disastri non si sono avverate in questo viaggio. Sì, ma... Me lo guardo guardando su Tecchi Isaki. Ma i Detoshi sorride e di getto dice: sì, ma non sempre ciò che ci aspettiamo è ciò che accade. Sono certo che Agasha-san avrà modo di superare le sue difficoltà, diciamo così, e sarà un valido elemento in rappresentanza del nostro clan, sono sicuro. Questo lo state dicendo davanti a tutti noi? Sì, sì. Sì, a voce normale. E Eiko, guardando sempre verso la città senza girarsi come se fosse la cosa più normale, fa: ma perché pensate che i kami non debbano assistere il vostro compagno? Io non lo penso affatto. Sono convinto che lo assisteranno. No, io riflettevo su alcune dicerie che probabilmente Isaki-san ci dirà anche che non sono vere. È giusto, Isaki? Essere queste scritto sul vostro riguardo. Essere scritto non posso negare di avere una certa fama. E devo ammettere che sono stato sorpreso quanto voi quando mi è stato proposto di partecipare al campionato. Beh, voi vi sminuite, mi sa che sanno. Sono solo leggende, solo dicerie, giusto? Giusto? Sì, tendenzialmente... A volte non credo a queste cose da popolo. A volte qualche evento sfortunato può causare una fama ancora peggiore di quanto dovrebbe essere. Ah. Capisco. E guardo Asura. Com'è Asura? È una bella gnocca. Aspettavo. No, allora, ha una cicatrice sul volto di una spadata. Ha i capelli biondi, diciamo castano biondo, a caschetto, un po' come l'immagine del personaggio praticamente che ho, e gli occhi sono marroni chiaro, e niente, insomma, se ne sta per i fatti suoi e ascolta, diciamo, quello che dite. Sta abbastanza, cerca di stare dalla parte opposta rispetto al personaggio dello scorpione, rispetto a Soshi Eiko, non vuole averci a che fare per il resto, quindi se per esempio siamo in fila lei sta dall'altra parte, oppure se Eiko sta vicino a, che ne so, davanti, lei è un po' più dietro e basta per il resto. Nulla di che, se ne sta per i fatti suoi, nulla di che. Basta. Beh, Master, allora non sento grandi obblighi a dover fare cose strane, giusto? No, fondamentalmente è anche la prima volta che vedete qualcuno provenire da un altro clan. Ma infatti, Master, c'è una motivazione per cui il nostro clan ci ha mandato in questa combricola? Cioè, nel senso, siamo gli unici rappresentanti del nostro clan? Siete i migliori rappresentanti del vostro clan? No, nel senso, al campionato di Topazio.
non c'è siete... soltanto Eiko? No, 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 no. Ah, per quanto riguarda il... Allora, sì, per quanto riguarda... Dipende. Allora, per quanto riguarda lo scorpione, te lo dico dopo chi partecipa. Sai che c'è tale Bayushi Meilin, che però non sta viaggiando con te. Ah, ok, ecco, è quello che volevo capire, come mai stessi viaggiando con un altro, con altre persone. Il drago che è ovviamente drago, fa in maniera di inviare probabilmente un numero di rappresentanti superiore rispetto, cioè praticamente dovrebbe essere non c'è proprio una regola scritta, però ne hanno mandato uno. Ok, bene. Continuate a camminare per probabilmente un'altra ora, quando improvvisamente vedete davanti a voi una specie di avvallamento. La città è abbastanza prossima e una serie di casse sparpagliate a destra, avete la riva di un fiume, e una serie di casse e un carro capovolto, o meglio inclinato su un lato, con un uomo che sta tentando di recuperare le casse, un popolano, e il carro vi ostruisce praticamente il passaggio. Quest'uomo sta tentando di recuperare gran parte delle casse, e è un popolano vestito in maniera abbastanza normale, ha un kimono e delle braghe non troppo lise. Fortunatamente i cavalli non sono feriti, ma il carro, che ha due ruote, è praticamente inclinato. Sta tentando di muovere il carro e praticamente risollevarlo. Ha un grosso cappello di paglia che gli copre gli occhi. Master, la via è percorribile? Cioè c'è uno spazio di passaggio almeno per una persona? Allora, la via è... fate conto che ai bordi c'è del fango, perché probabilmente il fiume o della pioggia ha straripato. Questo praticamente, se lo volete passare... può essere fatto, ma probabilmente vi dovreste inzaccherare. Ma io vorrei, cioè, tendenzialmente, vedendo questo popolano in difficoltà che comunque blocca il passaggio della strada, mi sembra doveroso quasi aiutarlo, al di là del fatto che sia di una condizione sociale inferiore, quindi mi cercherei di, senza dire nulla, mi avvicinerei per cercare di sollevare il carro, provare ad aiutarlo a muovere la ruota che è incastrata. Ok, sono d'accordo. Faccio. Io ne sto lontano in disparte, perché non mi interessa quello che riguarda i popolani. Ah, anche io mi unisco all'aiuto. E okay. Invece si mette proprio, come dire, non davanti alla scena, ma al limitare della scena, come a voler tranquillamente proseguire, si ferma a braccia incrociate, immobile, aspettando praticamente, come se proprio chi? Un po' infastidita. Eiko, io. Ah, ok. Fate conto, scusate, e poi vi lascio agire. Fate conto che voi arrivate su una specie di pendenza, quindi siete leggermente più alti rispetto a lui, e a una meno di 40 metri lui è più giù, cioè come se fosse una discesa, e poi la strada procede. Master, come ci si rivolge ai popolani? Qual è il nome, il nomignolo che si usa? O non si usa nessun nome? No. Non meritano... Dici popolano. Solo popolani. Mi avvicino comunque e gli chiedo che cosa vi è successo. Lui salta e improvvisamente abbassa lo sguardo, si fa un inchino doveroso e dice onorevoli samurai, accettate le mie scuse.
vi chiedo 10.000 volte perdono per questo imprevisto. Sono rimasto sorpreso quando ho pensato di vedere qualcuno ai piedi del fiume e una folata di vento ha fatto praticamente cadere e rovesciare il mio carro sul fianco. Farò del mio meglio per sgombrare la strada e lasciarvi arrivare a Tsuma. I Tetoshi, senza rivolgergli parola, comincerebbe a far leva per cercare di sollevare il carro con quella ruota, insomma. Benissimo. Quindi il Toshi va in avanti e... Sì, senza parlare, senza dire nulla, Senza dire nulla. Ok, il popolano si mette al tuo fianco quando praticamente tu gli sfili alla sua destra e inizi praticamente a mettere le mani sul carro per tentare di rovesciarlo. Gli altri? Sì, do una mano anch'io, però do un'occhiata dov'è che lui ha detto di aver visto una figura sul fiume. Io faccio conto io non aver sentito, visto che ho detto che stavo in disparte lontano, quindi faccio conto io non aver sentito questa cosa della figura. Ci sono già due persone che aiutano, se serve anche un'altra persona do una mano, altrimenti guardo al fiume. Probabilmente sì, un'altra persona dovrebbe dargli una mano. Okay, perfetto. E lui... iniziate a sollevare il carro. E una folata di vento muovere alcuni fogli quando praticamente lo state tentando di rimettere su, e un foglio viene sospinto e arriva verso Akodo. È una lettera che praticamente cade, è come se fosse guidata dal vento. Beh, la raccolgo da terra, evitando di sporcarmi il kimono, e la leggo. Ok. Master, dal limitare della scena, avverto qualche strana presenza di Kami, nel senso avverto questo movimento come qualcosa di magico, di... naturale. Dovresti fare un sense, però dovrebbe non ti sembra cosa? Dovresti fare un rituale, non è una cosa in automatico. Ok, perfetto, però non ti sembra nulla di ok, cioè non c'è nessuno a fianco che sta pregando, ecco quello. La lettera me la tengo e non la mostro agli altri miei compagni, anche perché per una questione di onore verso comunque il clan e chi ha scritto questa lettera, cioè non sta bene, immagino, diffondere lettere private, quindi lo tengo per me e se troverò il destinatario della lettera gli darò questa lettera. Ok, voi vedete praticamente una lettera volare e Soshi vede praticamente Akodo prendere un pezzo di carta, ha visto con la coda dell'occhio balenare dal basso verso l'alto, come se il vento lo abbia sospinto. Ok. Sorrido notando questo piccolo gesto da parte di Akodo, ma per ora non dico nulla. Ok. Il carro lo riuscite a rimettere a posto con un po' di fatica. I vostri vestiti non sono sporchi, ma non sono neanche pulitissimi, più che altro. Nel mettere i piedi per fare leva e tirare su, siete leggermente scivolati
parte delle vostre, vostre calzature sono parzialmente cadute nel fango. Niente di trascendentale. Quando il carro viene rimesso a posto, lui dice: l'uomo vi ringrazia profondamente. Dice: onorevoli samurai, lasciate che mi presenti. Io sono Ryu e sono stato l'onorato servitore di Doji Satsume, il deposto campione di Smeraldo. Purtroppo il mio maestro è venuto a mancare alcune settimane fa. Ripeti il nome, scusa, Doji? Satsume, ok. Sto portando i suoi effetti personali. Doji Toshimoko. E Toshimoko-sama è il capo onorato dell'Accademia del Duello. Come? Non sento più. Doji Toshimoko è il capo, l'onorevole capo dell'Accademia del Duello di Izuma. Ok. Soshi, tutta questa cosa qua in pratica non l'ha sentita, perché nel momento stesso in cui il carro è stato leggermente rimosso dalla via, ha iniziato a riproseguire senza, proprio ignorando completamente la scena. Ok. E a questo punto però dovresti fare un tiro di fitness, perché o salti il carro oppure ti devi sporcare i vestiti. No, non è stato rimosso subito quando l'ha girato? In mezzo alla strada. Ah no, allora aspetto, no, pensavo avessero spostato il carro prima della scena. Ok, no. Posso dirti una cosa, Master? Sì. Visto che siccome la lettera dovrebbe riguardare uno di loro, allora mi avvicino al servitore e gli dico: come posso rivolgermi? Tu, ti è caduta dal carro questa lettera, prego, gliela porgo da un lato arrotolata, e tenendola dalla parte estrema in modo da non essere toccata da lui. E gli dico: riprendila e fammi solo la cortesia di eventualmente presentarmi il destinatario della lettera. Lui, con un po' di imbarazzo e una titubanza abbastanza reverenziale, prende in maniera molto molto timorosa la lettera dalle mani e, senza guardarti, quasi in soggezione e abbassando lo sguardo, e dice: onorevole Akodo, vi ringrazio per la vostra benevolenza e cortesia. Farò in maniera che il destinatario della lettera la riceva. Nuovamente sono desolato, signori, per questo intralcio. Soshi schiarirsi la voce, tipo: credete che ce ne vorrà ancora tanto, compagni samurai? Itoshi risponde dicendo: le nubi di tanto in tanto ci danno riposo mentre guardiamo la luna. E dopodiché riprende a camminare. Ok. Facendo un inchino, no, perché correggimi se sbaglio, non farebbe un inchino un samurai, un popolano, no? Popolano assolutamente no. Ok, quindi facendo un cenno ai suoi compagni riprenderebbe il cammino, insomma. Lui sale, fa nuovamente un inchino per congedarsi. Sale sul carro e fa in maniera praticamente di liberarvi la strada. Ok.
Interessante incontro. Ok. Da quando è interessante incontrare un popolano? Ma è interessante per capire cosa abbiamo intorno e capire come noi reagiamo di fronte a quello che abbiamo davanti. Non trovi, Soshi-san? Trovo che abbiamo tra di noi un'anima gentile che può vantarsi di aver recuperato una missiva importante. Non ho ragione, a Kodo-san? Sì. È una missiva importante per un destinatario importante. Francamente del popolano, della sua vita non mi interessava. Ma mi interessa più che altro che non si perdano documenti importanti. Sono certa che il destinatario ve ne sarà grato. soffoco una risata, però sorrido in maniera benevola, comunque, come se effettivamente approvassi quello che è stato fatto e quello che è stato detto. Ok. Man mano che vi avvicinate al villaggio di Tsuma, l'odore trasportato dal vento di ciliegie è abbastanza forte. Visto c'è anche un odore, inoltre pare esserci molta attività sulla strada, e arrivate praticamente al villaggio, passate le mura di Tsuma e il villaggio praticamente brulica di attività. Muovono contadini, samurai all'interno di ogni strada. Ci sono delle ghirlande, o meglio, una specie di festone con varie lanterne che pendono praticamente su ogni strada da palazzo a palazzo. E mentre la città è praticamente un crepitio di persone, complice anche il cielo blu e l'aria abbastanza fredda, questo posto sembra incredibilmente Crane. È ordinato, nonostante sia caotico al tempo. Le strade sono in ordine, la gente si muove in maniera come se avesse un punto dove andare. E la in distanza sulla città vedete che risalta il tempio di Amaterasu, la dea del sole, leggermente più alto, adagiato praticamente su una montagna. Voi siete praticamente entrati dalla parte sud-ovest della città. Vedete il fiume con una serie di piccole vascelle e imbarcazioni. Passate praticamente un ponte coperto e entrate praticamente per le strade di Tsuma. La città è assolutamente in festa. Ci sono simboli dei vari clan praticamente quasi a ogni angolo della città. Sono soltanto i grandi che sono rappresentati, per intenderci. Cosa, scusami? Rappresentati su questi stendardi piuttosto che effigi, eccetera, eccetera, ci sono soltanto i grandi clan. Voi sapete che avete
una prenotazione o un alloggio a quella che si chiama la carpa che ride, dove è una locanda che ospita praticamente i concorrenti del, del torneo di Topazio. Al centro della città, vedo. Ok. Sì. Fate conto che quando iniziate a camminare, gente mercanti tentano praticamente di, a modi imbonitori, di attrarvi, dicendo venite a provare il miglior sushi di tutto Rokugan. Chi tenta di farvi di vi invita ad assaggiare del caffè, del sake. C'è musica, c'è gente, ci sono degli acrobati e delle persone che fanno degli spettacoli in strada. La città è senz'altro molto viva. D'accordo. Noto qualcosa di particolare, che, non lo so, di qualche altro clan, qualcuno di un altro clan che potrebbe partecipare al Genpuku come noi, qualcuno che passa. In questo momento no. Okay. Vi dico a breve che cosa vedo. Se non fate altro, vi porto direttamente all'interno della... No. Io volevo cercare di... non dico confondermi con le persone che vedo intorno, ma cercare di cogliere un po' delle attività e delle chiacchiere che si dicono, soprattutto sul torneo, se viene fatto qualche commento, mentre nel frattempo Itoshi cerca di inebriarsi dell'odore, come dicevi tu, dei boccioli di ciliegio in fiore, che pare che siano appena sbocciati e portati dal vento. Ok. Itoshi rimane leggermente indietro rispetto al resto del gruppo. Quello che senti è che tutti parlano, sono curiosi di sapere chi vincerà il campionato di Topazio. L'anno scorso, per quanto tu ne sappia, o per quanto tu ne hai sentito dire, gli scorpioni hanno praticamente portato un ottimo campione, che però ha perso in finale con la gru, dopo un serrato testa a testa. Bene. Direi che siamo tutti quanti d'accordo, possiamo andare direttamente alla locanda. Voi cosa dite, compagni? Per me ok. Ok. Io seguo gli altri, cerco di riprendere il passo. Ok. Arrivate alla carpa che ride, qual è praticamente un edificio ad un piano, costruito leggermente su un isolotto artificiale, circondato da questo stagno con quello che vedete essere delle carpe koi. Che nuotano sotto la superficie. Ci sono delle lanterne, il posto è incredibilmente ordinato, o meglio, rigorosamente ordinato, nella maniera crane. Questo posto è incredibilmente crane. Sentite delle urla provenire all'interno delle grida provenire all'interno della locanda. Le grida sono di un uomo che sta alzando la voce più del necessario. Quello che dice è: questo è inaccettabile,
non è che non riesco a capacitarmi di come possa essere avvenuto. Man mano che vi avvicinate, fate conto che il volume si alza di questa, quasi a salire di un'ottava. E davanti a voi vedete un uomo, un giovane magro, un samurai, con degli abiti ancora polverosi per quanto riguarda la strada. Ha degli abiti verdi e oro, color verde acqua per intenderci, e uno stemma familiare a voi sconosciuto. È un samurai perché ha la pettinatura da samurai, e davanti a sé ha una donna di probabilmente una quarantina d'anni, e con lo sguardo basso e quasi in maniera reverenziale, ha praticamente un registro davanti a sé e dice: perdonate onorato samurai, ma veramente non ho alcuna stanza, dovrei spostare un altro samurai per fare una cosa del genere, e io non ho la vostra prenotazione. L'uomo è veramente imbufalito. Che clan è? Non si è capito. Conosciuto. Possiamo Italia provare a fare un check. Che dovreste simbolo fare, ha? Più o meno posso fare. Dovreste fare un tiro di culture o governo? Culture. Non lo so. Sì. Sembra culture. Più un culture. Cultura. Ok, cultura. Anche io ci provo. Earth, perché è memoria, giusto? Ricordarselo. Esatto. Oppure... Sì. E dedurlo dal mon invece. Esatto, per me probabilmente è aria. È aria. Tiro anch'io. Come lo tiro, ragazzi? Allora. Devi andare su. Con tiri. Dimmi. Devi andare su. Dammi un secondo. Allora, coda sua, devi andare su Narrative Mode. Narrative Mode, esattamente. Andare su Cultura. Ok. Che è sulle Scholarship. Devi scegliere Approccio. Devi selezionare l'approccio. Mm-hmm. Ok. E poi clicca a destra. E poi clicca a destra. C'è il simbolo del dado. Okay. Però, nello specifico, se devi ricordarti che cos'è cultura, se tu vai sopra le scholar skill, puoi fare aria o recall, quindi accetto aria o terra in questo caso. Ok, allora vado su terra. Ok, okay, allora Riportiamo i tiri di dadi, ragazzi. Allora, il primo ho fatto io, sono due successi con un'opportunità con Strife. Okay. Due Strife e un'opportunità. Due Strife e un'opportunità. Per togliere lo Strife e mi tengo l'altro Strife. Ok. Io invece ho fatto un successo, due opportunità e uno Strife, quindi tengo un'opportunità e un successo. Ok. Ok, io ho fatto... Un successo, due opportunità, due strife, giusto? Sì. E puoi cancellare. Che puoi cancellare? Puoi cancellare utilizzando lo strife. Cancello gli strife. Allora, sì. Ok. Mm-hmm. Allora, il tiro è superato soltanto. È superato soltanto da Gash e Isaki. Hai sentito parlare di questo clan? È un clan abbastanza giovane, è il clan della Mantide. Che bel clan. Non è un clan minore adesso? È un clan minore. I clan minori sono accettati nel campionato di Topazio? Mai fino adesso. Figo. Ok. Io sussurro agli altri. Tanto non dovrebbe essere troppo difficile, dato che c'è il tipo che grida. È un samurai del clan della Mantide. Clan minore.
Interessante. L'uomo sembra essere veramente imbufalito. Continua a urlare e dice: "Non mi interessa, io devo partecipare al torneo. Sono un regolare partecipante. Questo è inaccettabile." Posso intervenire chiedendo a se c'è un servitore lì vicino, di chiamare un magistrato, qualcuno, un arbitro, qualcuno, un kakita che diciamo gestisce il torneo, in modo da risolvere la questione. E al momento ci siete soltanto tu, i tuoi compagni e la donna. Potremmo chiedere alla donna, sì, magari lo sa. Però dobbiamo Esatto. calmare il tizio prima. Il tizio. Onorevole. Onorevole Samurai, possiamo aiutarvi? Lui sembra quasi riguadagnare la compostezza che aveva, nonostante praticamente da delle frecciate alla donna nel guardarlo con disprezzo, e dice: "Non posso crederci." No, anzi, dice: "Onorevoli samurai, io sono il mio nome è Hidetoshi, Ah. del clan della Mantide." Mi chiamo Agashi Zaki. C'è stata certamente di un disguido. Forse potremmo contattare uno degli organizzatori del torneo. La donna a questo punto, pardon, è Itoshi il nome. La donna interviene e dice: "Onorevoli samurai, scusate l'inconveniente, mi dispiace che abbiate dovuto assistere a..." Poi guarda l'uomo e dice: "Posso avere i vostri nomi?" Sembra quasi in imbarazzo, come per dire, faccio in maniera di registrarli pur di almeno no, non fare altre figure. L'uomo la fulmina con gli occhi. Itoshi la fulmina con gli occhi. Con calma, cerchiamo di risolvere questa situazione prima. Di chi si occupa di dare le prenotazioni per voi, per Noi la vostra locanda? riceviamo dall'Accademia Kakita direttamente direttamente gli ordini per quanto riguarda i partecipanti. Deve esserci stato senz'altro un disguido. Sapete darci un nome specifico a cui rivolgerci? Lei ci pensa un po' e quasi ancora più in imbarazzo. Non saprei in prima battuta. A questo punto apre il registro e inizia a controllare il regista. Posso intervenire dicendo qualcosa? Lei immagino che non sia un samurai, no? Lei non è È un una samurai, locandiera. è una locandiera, sì. E allora dico qualcosa del tipo: quindi lei prende iniziativa su un samurai, senza aver consultato prima un magistrato o un suo superiore della gru? Lei è fortemente in imbarazzo. Lei dice: sono veramente desolata." E a questo punto ti fa guardare dentro il registro. Vedete i vostri nomi, i nomi degli altri partecipanti,
non manca il suo. Una stanza allocata. Qual è il suo cognome? Aspetta. Yoritomo, pardon. No. Ok. Dovremmo andare all'accademia allora, vedere se... Lei a questo punto dice, forse non è il caso di scomodare l'accademia. Probabilmente sai che, cioè, sembra proprio spaventata da questa cosa, dallo scomodare l'accademia. E dice, probabilmente posso fare in maniera di liberare una stanza. Mi fate un tiro di government check? Di comando. Command. Okay. Io farei qualche cosa sul command, tra l'altro. Ottimo. Che dobbiamo fare esattamente? Aria, terra, che cosa? Cosa stiamo cercando di fare? No, su storia militare, niente. Probabilmente... o charm, quindi è earth o water. Ok, ma che tipo di azione stiamo cercando di fare? Convincerla o così? Per un boss, se lei ha fatto il disastro, lei può dargli alloggi, sì, devo tutto. Se cercano di convincerla. Cose. Perché uso? Allora, io aspetta che devo ritirarne un altro, D'accordo, ok. Ok. Io qua devo ritirare qualcosa o... No, niente. Ok. Sono tutti quanti a posto quei tiri. Bene, andiamo in ordine. Itoshi, sei il primo. Descrivi che cosa hai fatto, Iron. Allora, io su due dati da 6 ho fatto due strife, poi un'opportunità e un successo. Completo tutti quanti i dati? 0. Successi? Due successi, un'opportunità, due strife. Tre strife, ok. Quella in bianco è un piccolo. Sì, possibile. Sì, ok, grazie. Sì. Quindi ho fatto due successi e due strife, se usi l'opportunità per, due, se usi l'opportunità per toglierne uno, presumo. Sì. Ok. Poi tocca a me, io ho fatto un successo e uno strife. Ok. Io ho già niente. Tre opportunità e un successo. Ok. Fondamentalmente l'unica soluzione che mi viene... Aspetta, manca Soshi. Ah, scusa. Io ho fatto tre successi e due strife. Ok. L'idea viene a te, Soshi. Allora, io farei una cosa di questo tipo. Dimmi tu, Master, se la posso passare. Sì. Punto il dito sul mio nome nel registro. Sì. Eccomi, io sono Soshi Eiko. E devo dirle la verità, non sapevo che questa locanda avesse così tanti problemi. Chi è che organizza per poter rivedere un attimo l'organizzazione? Un po' come per spingerla a risolvere il tutto in maniera veloce e celere. Lei in maniera abbastanza desolata dice... l'Accademia Kakita e con voce tremante. Ma lei può fare qualcosa o mi dovrò rivolgere a loro? Lei guarda un attimo sul registro e dice, beh, a meno che probabilmente qualche samurai non condivida la stanza, non saprei proprio. Batto sul libro. Bene, vedo che ha trovato una soluzione e faccio per entrare.
Aspetta, perché tu hai uno svantaggio, se non sbaglio, nel trattare con i popolani. Ah, cazzo, è vero. Oh, no. Sì. Io che opportunità mi può capitare contro molti. Non avevo pensato. Mi poi ho usato acqua, cioè, altro, ha cercato di intimidirlo. Disarmarla. Allora, perfetto. Quindi devo ritirare due successi. No, però credo che sia solo su quando tiri F. No, in teoria dovrebbe essere a prescindere ogni volta parli con un popolare. Sì, sì. No, quelli sono solo esempi, quelli su. Cioè. Vai, vai. Devo ritirare praticamente due dadi, aspettate. Scusa, quindi... Master, che opportunità posso avere con tre, visto che mi sono successe tre opportunità? Nulla, perché è come se la prova fosse fallita. Ah, ok. Ma invece chi ha accumulato strife allora lo deve segnare? Sì. Perfect mood, lo vedi a destra. Io in pratica allora ho fatto solo un successo con un okay. strife. Perché un successo è zero strife. Fondamentalmente l'unica cosa che con un successo l'unica cosa che mi viene in mente è questa qui. Di probabilmente sì, far accomodare o qualcuno di voi divide la stanza. Non lo so, probabilmente potreste comandare questa donna. Sai che nuova c'è? Beh, i tuoi alloggi se li prende lui e tu ti arrangi. È nel vostro diritto, di samurai, non è nulla di... Ricordatevi che i popolani sono delle cose. Io vedo che lei trema comunque, no? Ha la paura di contattare l'accademia di duello Kakita. Lei è, è abbastanza abbastanza intimorita dall'idea di se scomodate l'Accademia Kakita, perché nel migliore dei casi viene battuta come se fosse un sacco per un errore del genere. Beh, aspetto un attimino se qualcuno vuole fare qualcos'altro, se no lo propongo io. Se qualcuno non lo dice, lo propongo io. Io la mia interazione è più o meno quella che avevo fatto col tiro giusto, nel senso, questo è il mio nome, mi stai causando problemi, la tua soluzione hai trovato è quella, bene, sono contenta che tu abbia trovato una soluzione e faccio per entrare. Ma onestamente volevo propormi io anche per in qualche modo rendere nel gioco il fatto che ho accumulato tre strife, perché mi ha dato fastidio in questa scena. E il samurai che si sia sentito insomma trattato male, e allo stesso tempo il disagio della donna mi ha creato un turbamento, per cui Hidetoshi dice con me, lo metta con me, lo dice proprio di getto, come se l'avesse gli venisse naturale proporlo. Dopodiché fa un inchino al samurai della mantide e dice: spero che accetterai la mia ospitalità. Lui Toshi-san. Lui ti sorride e ti ringrazia facendoti un generoso inchino e dicendo sono contento che posso trovare conforto tra l'onorevole Drago, tra gli onorevoli rappresentanti del clan del Drago. Questo posto è cortesemente freddo. E la donna ti guarda un po' sbigottito e dice va bene, se siete sicuro... onorevole Hirumoto, assolutamente sì. Ok, i bagagli o meglio prendete possesso della vostra stanza. È una stanza molto molto ben arredata, l'intera casa, l'intera locanda è ben
ben, come si dice, arredata e decorata. I Toshi ti ringrazia nuovamente e io faccio un cenno di inchino e mi intrattengo anche a parlare, adesso non vorrei monopolizzare, ma mi intrattengo a parlare con lui della sua terra, da dove viene, come mai, a quale clan appartiene, perché io il check l'avevo fallito e non è che abbiamo parlato del... Sì, te l'ho detto, del... sottovoce. Ah, ok, grazie mille. Allora, insomma, cerco di approfondire la conoscenza col clan della Mantide, che non mi è nuovo, e cercando di, insomma, di fare un po' di conversazione educata, ecco. Ok. Lui è abbastanza cortese, non è senz'altro il samurai più raffinato che tu abbia mai incontrato, è abbastanza... e si era capito, onestamente. È abbastanza brusco nei modi, ma fa quello che può essere detto come il minimo indispensabile per intenderci. Mano a mano che il resto della giornata passa, dovreste andare a presentarvi presso l'Accademia. Vi ricordo, i vostri abiti non sono proprio i più puliti. Ok. Io lavo il mio. Dovresti fare un bagno e cose varie, forse? Sì. Ma anche i nostri che non ci siamo messi nel fango, anche i miei e quelli di... No, quindi, beh, comunque avete viaggiato e sono abiti da viaggio. Infatti quello volevo chiederti, è possibile avere, presumo di sì, mentre laviamo quelli da viaggio, indossare quelli da cerimonia, insomma, esatto, quelli buoni, sì. Sì, direi che cambiamo. Okay. Quindi... probabilmente sì, passate gran parte del pomeriggio a mettervi un po' più in gingheri e presentarvi nella maniera più splendente presso l'Accademia Kaki. Se c'è una sauna, anzi, ne approfitto. E possono organizzarti un bagno caldo, quello sì. Perfetto. La donna può organizzare un bagno caldo. Certo, chi altri? Ok. Ma c'è la promiscuità nel Rokugan? Nel senso, si fa il bagno anche assieme fra uomini e donne, oppure no? Non c'è la promiscuità, perché, o meglio, tutto quello che può creare imbarazzo è una linea molto sottile. La nudità non è, tra virgolette, una cosa inaccettabile, ma al tempo stesso, se può creare imbarazzo, deve essere ovviamente senza dubbio fatto in maniera che non accada, quindi sarebbe consigliabile fare il bagno separatamente. Allora faccio separato. A meno che Eiko non... visto che è donna, a meno che Eiko non faccia anche lei un bagno. Eiko si prepara tranquillamente nelle sue stanze. Ok. Molto separata. Esatto. Ok. Apro la scena quando praticamente quando vi presentate all'accademia registrarvi al torneo. Ok. Arrivate all'accademia Kakita, quando probabilmente il sole sta iniziando a calare. Insieme a voi venite ricevuti in una sala che sembra essere un dojo, dove un uomo, un samurai,
e un suo attendente vi fa accomodare e dice: Samurai, benvenuti all'Accademia Kakita. Il mio nome è Daidoji Nometaro. E l'uomo è un samurai probabilmente su una quarantina d'anni, ha delle cicatrici sulla mano sinistra ed è ovviamente abbastanza avanti in età per gli standard di Rokugan. Nometaru? Sì. Dai Doji. Doji Daru. Nometaro è Dai Doji. Nometaro, ok. Ok, insieme a voi vedete un giovane samurai entrare, abbastanza timido, abbastanza, sembra quasi imbronciato, e entra con fare abbastanza baldanzoso e dice: Daidoji Sama, io sono Shiba Toya, rappresentante del clan della Fenice. E fa un inchino reverenziale. Sappiamo esattamente di cosa si occupa Nometaro nell'amministrazione del torneo? Non ne ha la più pallida idea, però è quello che vi ha ricevuto e sta facendo in maniera di raccogliere, di far spuntare un registro per dire ok, sono presenti. Mm-hmm. Insieme a voi c'è ovviamente Itoshi, una donna con un kimono blu, azzurro, con parte dei capelli tenuti molto corti, quasi a caschetto, in parte bianchi e in parte neri, e praticamente accomodata sulle ginocchia, seduta sulle ginocchia su un cuscino, e sembra essere arrivata lì prima di voi, ma è dalla parte praticamente di questo semicerchio dove dovrebbero sedersi i partecipanti del torneo. E lei che mon porta? Lei porta il mon della gru. Ah, ok. Yumetaro vi guarda e vi dice: i vostri nomi, onorevoli samurai? Io mi inchino a Mirumoto Aizu. Piacere di fare la vostra conoscenza. Mi inchino. Aspetta, avanti. Beh, mi inchino anch'io, mi presento. Mirumoto di Toshi. Ok. Mi inchino pure io e mi presento. E dopodiché vedete entrare da una porta una donna abbastanza grossa in carne. Per un attimo ho temuto dicessi bella per Ezio. No, non ha dei brutti lineamenti, è soltanto molto robusta di corporatura, è quasi alta un metro e ottanta, e con dei capelli fluenti che cadono sulle spalle e delle trecce. È grande quanto, se non più grande anzi di Asura, per intenderci. Master, scusami, prima hai descritto l'altra donna della gru che ha i capelli bianchi e neri, ma sì. Perché sono tinti o perché è anziana? Perché sono tinti. Ok. È giovanissima. Con una voce
abbastanza delicata, dice: scusate, scusate il ritardo, sono Moto Kimiko, rappresentante del clan dell'unicorno. Che colori ha l'unicorno? Viola? Viola, esattamente. Dopodiché, scusate, dopodiché entra una donna molto più esile e molto più aggraziata nei modi e dice: io, scusate, sono Bayushi Meilin del clan dello scorpione. Ok. È un piacere avere un volto conosciuto, onorevole Bayushi. Lei ti guarda con un sorriso, fa un inchino non troppo reverenziale e ti dice: ah, Soshi, è un piacere incontrarvi qui. Il piacere è anche mio. E mi inchino anch'io leggermente. L'ultimo a entrare è un uomo abbastanza giovane con un kimono che è abbastanza sfarzoso, ma sembra essere veramente all'espressione di essere un pesce fuor d'acqua. E dice: io sono Yasuki Jun, rappresentante del clan del granchio. E sorride. Onorevoli samurai. E sembra essere non sapete se lo dice, se si comporta come se voglia rompere il ghiaccio o voglia sembrare sicuro di sé. Dai Doji vi guarda e vi dice: bene, credo che siamo tutti. E ah no, ne manca uno. Kitsu Tsubasa. Sì, c'è un momento di attesa. Dopo probabilmente 2 minuti vedete entrare una giovane donna del clan del leone e dice: scusate il ritardo, sono Kitsu Tsubasa, del clan del leone. Guarda Asura e quasi sorpresa. Beh, mi inchino e la saluto. Non so se la posso conoscere oppure no. Potresti conoscerla, sì. E lei che cos'è? Una shugenja? Giusto per no, un cortigiana? È una cortigiana, sì. Ok, allora niente, la saluto cortesemente, come di Galateo, ecco. E insomma, fa piacere ritrovare un leone. Lei ti guarda sorridendo e dice: beh, quantomeno non sono l'unica qui. Esattamente, okay. Ci sono troppe zampe in giro per, e gli dico sottovoce, in questo torneo. Pardon, lei è una shugenja, scusami. Di sottecchi, vabbè, mi avvicino e dico: ci sono troppe zampe in questo torneo, e di sottecchi faccio con gli occhi, indico i due scorpioni. Master, quante probabilità ci sono che io abbia sentito? Dato il mio vantaggio, qualcosa può darsi. Devi fare un tiro, se non sbaglio. Devo tirare? Ah, ok. You can hear con. Ma lo faccio solo perché il mio personaggio ha keen hearing. Vuol dire che sente tipo alla stile Daredevil, praticamente. Nel senso, forse courtier. Mi sa che courtier air. Oppure scaldaggeri, non so.
No, direi che è courtier. Mm. Mi sa che sull'abilità da courtesy. Okay. Courtesy check to reveal an unpleasant truth. No. Someone else? Scaldaggeri? Va bene. Scaldaggeri, sì. Beh, ma tanto potresti aver sono accorto che mi stavo tirando la zappa sui piedi quando ho visto che Scaldaggeri è più alto di Corte. Oh, due Scaldaggeri. Vabbè, puoi averla sentita, ma visto. Oddio! Che... Ho sentito praticamente. Aspetta, devo tirare ancora due dadi. Un nero e bianco. Un nero e un bianco. Quindi sono un successo. Oh. Allora, 2, 3, 4 successi. Quattro successi. Dai, porca troia. E due strife. Sì. Tre strife, anzi. Sì. Quindi, ho sentito, Master. Sì. Io... Scusa, nella tua rollata quanti strife hai fatto? Tre. Perché ci sono lo strife del dado 1 del successo esplosivo, lo strife 2 del dado successo esplosivo bianco, il terzo strife dell'altro successo, e poi gli ultimi due strife si annullano con le due opportunità. Quindi sono 3 strife e 4 successi. Ah, ecco. Tre dadi, sì. Due dadi. Scusate, perché io devo ancora familiarizzare. Pure io. Tre dadi. Ok. Perché ha 3 di abilità. Esatto, sì, scusami. Anzi, allora, sai quant'era la TN del dado, del tiro? 3. 3? Allora no, devo tenerli tutti e 3. Ok. Ah no, allora tengo i due successi esplosivi. Sì. E il successo vuoto del dado, vabbè, dell'esplosivo. E e l'opportunità, quindi prendo solo 2 strife. Ok. E nell'aver sentito questa cosa, visto che lui fa un cenno verso di noi, io mi giro proprio letteralmente verso di lui, faccio solo attraverso la maschera, incrocio il suo sguardo proprio per fargli capire che ho capito. Cioè che ho sentito, ma senza dire nulla. E niente, la guardo intensamente, dopodiché mi inchino alla mia collega Kitsu e niente, mi volto verso i giudici dei Kakita, della gru. Ok. Svolgete praticamente una serie di pratiche da firmare e dopodiché siete praticamente dispensati o meglio, non dovete firmare nulla, seguite una serie di pratiche dispensati e andate praticamente a cena. Liberatorio per i danni possibili e morti causati dal torneo. Esattamente. Ok. E la prossima scena avviene dopo cena, cioè quando state avviene praticamente dopo cena. E devo escludere soltanto una persona dalla scena e quando fatto la riporto su. Chi escludi? Lo scopriremo adesso. Adesso lo vedrete. Ok. Ai ai ai. Così impara a dire maldicenze questa Codo. È notte fonda. È notte fonda. Non riuscite a dormire. La notte, pur essendo abbastanza fresca, vi continuate a rigirare nei propri letti è come se vi mancasse l'aria, qualcosa non vi sta facendo riposare correttamente. Datemi soltanto un secondo.
vi svegliate senza avere un chiaro senso del perché e come mai. E la locanda sembra dormire e vi svegliate senza avere con una luce, un raggio di luna praticamente sembra entrare all'interno della vostra stanza dalla porta aperta, dallo schermo di carta che è aperto. Vi svegliate non capendo come mai la vostra stanza è aperta e camminate verso il cortile. Quando praticamente approcciate lo schermo di carta, vedete un uomo con uno sguardo abbastanza severo, inginocchiato su un cuscino, con davanti a sé un tavolino con quattro cuscini e un set da tè che sembra attendervi. Vi fa un gesto con una mano come per dire avvicinatevi. La luce della luna brilla sul suo kimono di seta blu, ha dei capelli bianchi e quando probabilmente immagino un po' titubanti dice... No, io scatto subito per sedermi di fronte a lui. Prego, accomodatevi. E sorride. Siccome tu hai citato la luna, io guardo la luna e è ancora incerto se sia un sogno oppure la realtà. Guardo la luna e dico, che luna? Il ladro si ferma per cantare. L'uomo sembra essere compiaciuto da questa prima. Lo riconoscete? È Doji Satsume, campione di smeraldo. Ah, però. Vi fa un cenno, come per dire accomodatevi. Sì, sì, sono già accomodato. C'è anche il tè, quindi. Mi accomodo delicatamente. Lui vi sorride e vi guarda e vi dice, voi sapete chi io sono? Sì, Doji-san. Doji-sama. Sama. Giusto. Poi guarda Arusane. Pardon, sì. Magari nell'altra campagna. guarda Isaki, dice... Presumo che voi non siate un frequentatore della corte imperiale. Lasciate che... Io sono Doji Satsume, campione di smeraldo. È un onore fare la vostra conoscenza. Chiedo il capo in modo reverenziale, dato che sono seduto in teoria, quindi più non si può. Ok. L'uomo guarda la teiera e dice, guarda Ezio e dice, fa un cenno come per dire, anzi non indica con la mano, ti fa capire con gli occhi come per dire servi. Io sedete a fianco a me, onorevole Drago. Sarete voi a versare il tè, presumo? E sorride. Io faccio un leggero inchino, mi alzo e mi metto vicino a lui. Ok.
per versare il tè, praticamente è una cerimonia del e serve un tiro di performance void. Non per mettere nessuna pressione, è soltanto il campione di Smeraldo che ti sta qui. Senti, non c'è niente che posso usare per forcando a meglio, Puoi utilizzare un void se vuoi, ma non... ti consiglio di non sprecarlo, perché è molto più difficile recuperarlo. Sì. Okay. Noi ci accorgiamo che lui non sembra troppo sereno nel fare questa cosa, ma che sembra un po' in difficoltà. Chi? Eizo, sì. Dipende come va il suo tiro, magari fa una Nel senso che se Eiko si accorgesse che lui è un po' in difficoltà, un po' titubante, cercherebbe in un certo senso di attirare l'attenzione di Doji, di chiacchierando comunque, per evitare una brutta figura. In pratica vorrei provare in questo caso puoi assisterlo, se è quello che mi stai chiedendo. Esatto, sì, se posso sì. Puoi assistere. Puoi dargli un tiro di gli puoi dare un dado che hai cortesy a uno. Cortesy non è performance. Mi prendo un dado bianco. Non è performance. Performance. In teoria. Sbaglio. Tiro tutto, se è performance niente. Allora io vado col tiro o no? Vai col tiro. Io vorrei aiutarlo. Tornazione. Può aiutare soltanto uno se non sbaglio. Sì, ma non so io se è performance, quindi va bene, era il nostro... Sì, io volevo aiutarlo, ma vabbè. Lascia. Potevo. Quindi. Allora, io ho fatto un successo esplosivo, tengo solo quello perché ne posso tenere solo uno. Ok. E tiro. Lo puoi ritirare se vuoi. E lo ritiro. E quindi abbiamo due successi. E uno. Ok, il tiro è superato. Senza grossa difficoltà, Eizo cade e riesce a versare il tè in maniera sufficientemente elegante. Però ricevo l'aiuto di... No, non abbiamo rollato il dado. No, nessuno ha tentato. Non è dato il coso. Ok, allora non si è accorto niente. L'uomo vi guarda e gli dice: ho un favore da chiedervi. Onorevoli samurai. Qualunque cosa. Un tempo un monaco disse: ciò che sostiene il piedistallo d'argilla del mondo è il respiro puro dei tuoi figli. È il respiro puro? Dei tuoi figli. Ciò che sostiene il piedistallo d'argilla del mondo. Respiro puro dei tuoi figli. Vorrei che facciate in maniera che la giovane Mantide passi incolume il campionato di pazzo. Voglio vedere che diventi un samurai degno di suo padre. Se non sarà meritevole, non è opportuno che proceda nel torneo. È vero, ma strane forze di strane nubi si addensano intorno a lui, e quindi se la lotta è impari. Doji Dono, pregherò i kami affinché il vostro desiderio si realizzi. Lui sorride, prende la tazza di tè e a questo punto beve e dice: sono lieto. Io lo guardo e senza, cioè, cercando di non essere maleducato, gli chiedo: perché ci chiedete questo?
Vi chiedo questo perché perché voglio fare in maniera che voglio fare in maniera che quello che sia di riparare alcuni torti che probabilmente non sono stato in grado di riaddrizzare. Avrete la mia infinita gratitudine e il favore di Lady Doji per il coraggio dell'impresa. Master, ma ci sta chiedendo qualcosa di disonorevole o un'impressione mia? Non è disonorevole, no. Non ci ha chiesto di farlo vincere. Quindi sopravvivere e passare il gameplay. Quindi lui teme che qualcuno possa ucciderlo volontariamente, cioè questo è il concetto. Mm-hmm. Ok. Mi guarda entrambi quelli che non hanno risposto. Avete il mio completo aiuto, onorevole campione. Sorride. Io finisco di sorbire il tè che mi è stato versato e poi con un'espressione serena e placida dico e sia. Ok. A questo punto, quando abbassate lo sguardo per prendere la tazza di tè e la rialzate, lui non c'è più. Guardate il set da tè davanti a voi, che sembra essere vuoto, e quello che è la teiera sembra non fumare e essere fredda. Master, vi risvegliate? Sì. Ah, oh cacchio, no, niente. Ci risvegliamo? Vi risvegliate nel vostro... Immaginavo. Dopo tutto stavo parlando con uno spirito. Esatto. Sarà una specie di... Poi ripeti un attimo il proverbio, detto che ecco, voglio annotarmelo. Ciò che sostiene il piedistallo d'argilla del mondo. Il proverbio dice la seguente: ciò che sostiene il piedistallo d'argilla del mondo è il respiro puro dei tuoi figli. Perfetto. Non ho capito, chi è che, perché l'avevo perso con la musica, chi è che era stato allontanato dalla chat? Io. No, Asura. Asura? Asura, sì. D'accordo. Sì. Ok, potete recuperare lo strife, perché è una notte, di sonno, praticamente. Ah, dormendo nel frattempo che ho fatto. E tu hai dormito tranquillamente. Un attimo, okay. Dormendo si toglie tutto lo strife oppure portiamo a metà della composure? No, è un periodo, lo do come un periodo di rest. Di rest sufficiente. Quindi di solito recuperate strife quando cambiamo scena. Mm-hmm. Ok, però recuperate quanto, Toby, per essere esatti? Lo portiamo a metà della composure. Fate a metà della vostra composure. Ma non è che togliamo, cioè non può scendere oltre la metà. Non può andare oltre la metà? Ok. Vedi che è il notaio. Ok, ma se dormendo lo portiamo a zero oppure... Lo portate a zero perché è una notte di sopra. Ok. Master, io invece ti volevo chiedere, visto che io dormivo con Yoritomo Hitoshi, io quando mi risveglio vedo che lui dorme. Lui dorme... beatamente, anzi proprio russa in maniera bella sostanziosa. Lo guardo mentre dorme con un sorriso
ripromettendomi di vegliare e vigilare sulla sua sicurezza, insomma, da vicino, ecco. Va bene. Ok. Quando è che inizia il campionato? Siamo alla mattina dopo. Inizia oggi il campionato. Master. Sì. Io come primissima cosa, nel momento stesso in cui usciamo dalle stanze e vedo la mantide, vorrei provare a notare se ci sono delle somiglianze fra lui e il ricordo dello spirito che avevo, cioè che ho visto. Sì, fai un tiro di... in questo caso... Dovrebbe... Aria cortesi? Aria cortesi potrebbe essere... Vado. Cortesi non sono tanto certo sul Io stavo leggendo da subtle observer che c'è scritto courtesy air to reveal unpleasant truth spot detail potrebbe ok, e posso anche ritirare due dadi perché sì, è proprio la mia il mio vantaggio. Cosa? È roba tua proprio. E ritiro un dado nero e l'opportunità bianca. Tengo un successo okay, esclusivo che devo ritirare. Adesso vi dico la somma, aspettate un attimo. E scusami, poi anche così entro nelle meccaniche del gioco. Perché puoi ritirare? Quando facciamo qualcosa... Quando fai qualcosa legato a uno dei tuoi vantaggi, in questo caso subtle observer, quindi osservatore subdolo, puoi ritirare fino a due dadi. Io ho ritirato un dado nero, quello vuoto, e il dado bianco, quello con l'opportunità. Quindi ho fatto in totale tre successi e uno strife. Su cosa l'hai fatto? Su aria? Sì. Noto qualche questa somiglianza, qualcosa. No, teoricamente dovresti fare o void. Così. No, anzi no, o earth. Però sembra più essere come per convincerlo. Ma cosa sta cercando di fare esattamente? Sta tentando di vedere delle somiglianze. Esatto. Non so, fire mist. Tu hai detto è hurt? Ma sai che forse era culture? Non lo so, io ti ho detto quello che c'è scritto su subtle observer. Vediamo cosa dice il notaio. Observe. Scusami, potrebbe essere anche sentiment, sai? Non lo so. Potrebbe essere sentiment con Earth, allora, recall. Aspetta, se guardo, non so che pagina sono, pagina... Sì. 158. Sentiment allora, con recall ha senso. E sentiment... Però pagina 33 ti dà come significato di air, proprio analizzare informazioni e osservare e comprendere dei dettagli. Però prima devi notare se ci sono dei dettagli. E per farlo devi fare Earth, perché compari la... come era prima... nella il tizio nel sì, studio, sì. E poi quello di adesso, almeno quella è una è uno degli usi, se ne si parla nella o nell'arte delle investigazioni oppure dove nella parte delle menzogne dove vengono descritte, si parla di che Earth può essere utilizzato per comparare i due momenti di una certa persona. Ok, quindi, non so. Quindi Master, cosa mi devo tirare? Perché devo rifare tutto. Earth con... E cos'era? Sentiment, vero? Sentiment, sì. Se vuoi osservare l'aspetto, non è sentiment. Se vuoi osservare comportamento, sì. No, no, proprio l'aspetto fisico. Ma allora, decisamente non è sentiment. Non è
culture, allora. Ha senso. Culture. Però anche scrivo analizzare mi dà analizzare uno specifico dettaglio. Ma il problema è che non sai se ci sono dettagli. Sì, hai ragione, ho capito cosa intendi. È molto difficile come cosa, però culture, allora evito proprio il tiro, è un dado. Forse è meditation, ma neanche più di tanto. Ok. Tipo direttamente allora il tiro. Peccato, avevo fatto 3 successi. C'è qualche somiglianza, io lo so. Okay. Okay, quando mi sveglio vado a trovare gli altri drago. Mm-hmm. Io invece volevo andare a trovare Eiko perché so che è uno Shugenja, giusto? L'ha detto lui. Sì. Sapete che sono uno Soshi. Beh, anche Tobi è uno Shugenja. Io ma sono il tizio che fa male. Fa niente. Però ho fatto male. Allora non lo so. Vabbè. Comunque se lo incontro prima facciamo due chiacchiere con Tobi. Ma io sono alla ricerca attiva degli altri drago, quindi proprio che ci troviamo. Io poco prima di trovarmi, se posso, Master, sì, volevo dare un'occhiata agli altri partecipanti del torneo, in particolar modo alla componente femminile, per provare a far colpo. Tu mi capisci? Sì. E... qualcuno. Allora, della componente femminile... delle presenti a colazione nella sala dove viene la colazione, c'è per esattezza Kitsu Tsubasa, mm-hmm, e Bayushi Meilin. Vabbè, senti, tanto Bayushi Meilin, diciamo che se la ciuccia. Ce lo siamo persi. Mi siedo davanti, proprio davanti, a Kitsu Tsubasa, vediamo che dice, se ha reazioni di qualche tipo, si attacca a me. No, parlo io, insomma. Voglio sentire che dice. E lei sta mangiando in maniera molto attenta. Meilin ha già finito di mangiare rispetto. Sento malissimo. E io sono giù con gli altri per caso? Sì. Ah, ok. Poi sì. Aspetta. Sì. Ecco qua. Può ripetere per favore? Allora, Meilin ha finito di mangiare e non è seduta al tavolo. È seduta leggermente in disparte, lontano dalla moto. Moto invece sta mangiando in maniera abbastanza veloce, perché si vede che probabilmente è arrivata leggermente in ritardo. E ok. Un altro ritardo probabilmente, cioè, sembra essere preoccupata. Ha la testa praticamente nel piatto, ti guarda, si ferma e ti dice: ah, onorevole Mirumoto. Questa è Moto, però. Lei è Moto, sì. Ah, ok. È onorevole Moto. Piacere di fare la sua conoscenza. Vedo che è arrivata da poco, ma... non per questo ha tempo, vuole perdere tempo per prepararsi, fa bene. Penso che farò altrettanto, le dico con un sorriso, come per cercare, insomma, di creare una sintonia, insomma, ecco. Lei sembra abbastanza amichevole. Ti guarda e ti dice: che aspettative avete da questo torneo?
Ma eccomi qua. L'unica scusa, mi ha crashato tutto. Ah, non ti preoccupare. Ma l'unica aspettativa possibile, quella di mettere alla prova se stessi per cercare di migliorarsi e crescere lungo la via dell'illuminazione. Lei ti guarda e ti dice: beh, sembra un obiettivo forse anche più alto rispetto alla posta in palio. C'è qualcuno che temi in particolar modo, che conosci? Io sono nuovo, onestamente non conosco molti degli altri partecipanti, e devo dire che sono impressionato da tutti, in particolar modo, lo confesso, lo sono stato anche dalla tua persona. È evidente che sei sicuramente un abile sfidante, e mi riferisco insomma alla sua possanza, come posso dire. Lei arrossisce un po' e ti dice beh, senz'altro le persone che i partecipanti che secondo me sono favoriti sono probabilmente o lo Shiba o e abbassa la voce, Ayushi Meilin. Lo sospettavo. Gli rispondo io abbassando la voce con fare complice, avvicinandomi in modo da farle sentire, insomma, da avvicinare, come posso dire, le nostre fisicità. Dopodiché dico: ma dico sì. È un tiro per sedurre quello che sto per far fare. Diciamo che provo a stabilire, cioè non è che ci voglio provare, però voglio sfruttare, come posso dire, lo charm per capire qualcosa, insomma, ecco, se riesco, no? Allora, tiro un tiro di sentiment in questo caso. Un tiro di? Sentiment, e probabilmente è fuoco, penso. Perfetto. Non voglio fare questa festa, ma potrebbe anche essere acqua, dipende da come vuole fare lui. No, fuoco, senza dubbio alcuno, la guardo dritto negli occhi. Ok, allora la guardo dritto negli occhi, potrei sul tavolo. Potrei ritirare due dadi, ma vedo che ho fatto due successi e posso ritirare un altro dado. Puoi tirare un altro dado, sì. Per ritirare un dado singolo come faccio? Devi andare sulla scheda e dove c'è scritto roller, aggiungere uno sul ring nero in alto a destra. Bravo, ok, grazie. Scusate, eccolo qua, un altro successo. Le ammicco un po', sempre in maniera molto onorevole, chiaramente. Certo, chiaro. Però mi segno due strife. Sì. Forse game performance. Non è cortesy water per charmare? Charmare, cioè, dipende da come lo... Hai detto che vuole essere più irruente, più... No, bravo, non capivo il sentiment. Tu considera che... beh, sentiment come skill non la conosco benissimo, però sicuramente cercavo di anche flirtare proprio in maniera... non dico sfacciata, ma in maniera, insomma, un po' diretta, guardandola negli occhi, avvicinandomi così al suo orecchio, come posso dire. Non eri sicuro di... Perché non eri sicuro di sentiment? No. Perché... No, non ho capito perché il sentiment, ma solo perché ho bisogno ancora di capire io le... Ah, ok. Non è corretto sentiment? Sì, un po' più di psicologia, cioè non è... Cioè, è un'abilità di studio, non è di... non sociale. Forse cortesi andava... Forse era cortesi. Ma comunque se zero entrambi i rank non cambia molto. Quanto ha cortesi? Pier? Come, scusa? Quanto hai di cortesi?
Tanto è lo stesso per me, credo. Ok, allora, okay, entrambi non abbiamo nulla. Pardon, era un tiro di cortesi, facciamo che sia così. Ah, okay. Ok, quindi sentimento è quando cerchi di, dicevi Toby, per esempio se cerchi di qualcuno, di capire cosa sta pensando una persona, come si potrebbe comportare, cioè cercare di capire il suo carattere. Osservare. Ok. Perfetto, sì, il risultato degli investigatori, infatti. Perfetto, grazie. Lei sembra quasi un po' lusingata da questa cosa. Vedi che Bayushi Meilin ti guarda e ti sorride con un fare complice da dietro la maschera e poi si alza e se ne va. Io incrocio il suo sguardo e senza farmi vedere da sì, da sì, moto. Fai conto che Bayushi Meilin è alle spalle della moto, quindi perfetto. Proprio lei non riesce, senz'altro non se ne accorge. Tu hai proprio quell'attimo dove incroci il suo sguardo, lei ti guarda come ti sorride come per dire ah, e io le strizzo l'occhio. Sì, sì. Mentre lei mi guarda sorridendo, senza moto, tanto mi ero avvicinato all'orecchio. Ok. La guardo negli occhi pure a lei e le strizzo l'occhio. Ok. Passo agli altri. Vai. Asura? Guarda, non faccio nulla di che, non ne sto per i fatti miei con la mia collega del Leone a parlare più che altro di cosa si dice della nostro clan, cosa succede, qualcosa riguardante la sua famiglia. Okay. E se ha notizie sugli altri avversari. Lei ti dice che allora lei è abbastanza tesa. Fondamentalmente la motivazione per cui è tesa è perché siete dei leoni ospiti della gru. E in questo momento probabilmente le relazioni diplomatiche tra gru e leone non sono state mai così basse. Per il semplice motivo che il leone circa un anno fa ha provato a riconquistare la città di Toshirambo e non ci è riuscito. Uh-huh. Da qui si è praticamente esteso un conflitto con la gru che senz'altro non è che insomma facilita senz'altro le cose. Non pensi, non, tecnicamente sarebbe molto disonorevole se vi succedesse qualcosa qui, anche perché se sì, c'è senz'altro siete degli ospiti tra virgolette ingombranti, ma il vostro ingombro probabilmente pensate che qualcuno farà qualcosa di così plateale come attaccarvi, o cioè, sarebbe molto disonorevole da fare. Non siamo mica degli scorpioni. La stima che lei ha della gru non è tantissima. Condivido le sue stesse preoccupazioni e il fatto della bassa stima verso la gru, però gli dico come ti ho già accennato quando ci siamo riviste ieri nel giorno della presentazione, temo di più chi ha i pungiglioni e le chele rispetto a alle gru. Alla fine è difficile che una gru, glielo dico in maniera in metafora, ci becchi alle spalle e ci becchi la coda, mentre di un piccolo scorpione non lo riesce a vedere in mezzo alle foglie e alla savana. Lei ti guarda e ti dice state attenta perché la gru è altamente, altamente temibile. Credo che faranno di tutto per metterci in cattiva luce. Kakita Riku è allieva di Toshimoko ed è probabilmente equamente favorita a vincere il torneo quanto Bayushi Meilin. E gli dico dici che
diciamo, ha una bella spinta, ha avuto una bella spinta, avrà una bella spinta per vincere, e gli faccio intendere spinta di magheggi. Politici. Lei non sa che cosa risponderti, però ti dice senz'altro gode del favore della giuria. Gli racconto tra l'altro quello che è accaduto quando siamo arrivati verso Tsuma, e gli racconto della lettera indirizzata a Doji Toshimoko che ho potuto leggere, e che gli dico: secondo te ho fatto male a ridarla al servitore? Potevamo usarla in caso di attacchi politici? Lei ti guarda e ti dice: la decisione è la tua. Se pensi che possiamo averne un guadagno, perché no? Spero che il servitore, non è proprio onorevolissimo quello che stai facendo. No, io infatti gli ho detto che la lettera l'ho restituita al servitore in modo che la porti là. La porti a... Se ti ricordi, io gliel'ho ridata al servitore. Sì. E io semplicemente gli ho detto: secondo te ho fatto male, ho fatto bene? Tutto qui. Non è che ho fatto qualcosa, gli ho solo chiesto. E gli ho detto, gli dico: spero che il servitore a cui ho restituito la lettera faccia menzione al suo padrone, che è una giovane allieva del leone, insomma, ha fatto le cose segrete, ecco, questa missiva segreta. Lei ti guarda e ti dice: la cortesia può uccidere a voi. E sorride. Ok. Passo a Aizo e a Gasha. Ok. Bene, immagino che siamo a mangiare colazione. Sì. Bene, io comincio. Avete dormito bene, Aizo-san? Veramente... No, ho dormito molto male questa notte. Ho avuto... i sogni inquietanti. Voi come avete dormito? Devo dire che neppure io ho avuto un sogno piacevole. Possibile che abbiamo avuto un sogno simile? Possibile? Sarebbe molto strano, non pensate? Voi credete nei sogni premonitori? Direi proprio di sì. Alla fine ci troviamo in un mondo dove kami e spiriti possono apparire e sparire alla loro volontà. Beh, allora probabilmente avevano già immaginato che noi ne avremmo discusso. Ma il vostro sogno, nel vostro sogno per caso era presente un personaggio molto importante? Diciamo che eravamo noi tre e Soshi-san. Come dire, che prendevamo il tè con il precedente campione di Smeraldo. È abbastanza particolare come sogno. Quindi la prendo con sé. Sì. È esattamente lo stesso sogno. Allora sapete di cosa... Sì. Di cosa ci ha detto. Quindi per voi la richiesta è una richiesta reale? Non mi sorprenderebbe che il suo spirito abbia contattato tutti noi. Per qualche ragione. Direi che
è conveniente quantomeno tenere gli occhi aperti e investigare la faccenda. Da tutto avete seguito la scuola di Kitsuki. Sapete, sì. Mi fate un tiro di teologia? Yos. Che tipo? Ricordare qualcosa? Sì. Ok. Quindi che è Earth, terra. Ok. Successo esplosivo. Esplosivo. Ok. 1, 2, 3 successi. Ok. E zero strife. Ma è uno strife. Ok. Sai che i fantasmi sono spiriti intrappolati tra qui e l'ascensione alla... Probabilmente questo spirito ha qualche cosa di cui deve fare in maniera di riparare prima che possa passare. Mamma mia, che rumori. Possa okay. Riparare alla... possa andare avanti, possa, come si dice, come dire, salire alla ruota celeste e passare praticamente, o reincarnarsi. Quindi non fare quello che ti è stato chiesto probabilmente lo imprigionerebbe qui fin quando questa cosa non succede. Ok. E la sua richiesta vada presa sul serio. Bene. E Giuseppe? E io? Cioè, è presente giusto il ninja, il samurai della mantide, giusto? Sì. Io mi siedo a mangiare davanti a lui. Lui mangia di con appetito. Trattenendo ovviamente tutto lo schifo. E è una che i kami vi sorridano in questa giornata, onorevole samurai. Che i kami sorridano a voi, Soshi, onorevole Soshi. Dovete essere un samurai di innata forza se vostro padre è riuscito a convincere i doji ad ammettervi al torneo. Lui ti sorride e ti dice: noi mantidi siamo un clan abbastanza giovane, ma molto determinati. La richiesta di accoglierci all'interno del torneo è provenuta direttamente dal campione dall'Accademia di Kita. Capisco. E non è tipico di Kakita, o sbaglio, coinvolgere famiglie così nuove? È un'offesa, eh? Ok, aspetta. Te lo dico proprio, cioè, poi lo puoi fare. Gli puoi ricordare che lui viene da un clan inferiore, da un clan minore, e tu sei di un clan superiore. Senz'altro, visto il carattere, forse non è il caso di farlo. No, infatti. Però fai. Quello che in pratica cerco di fare, usando tutto il mio charme, è di carpire da lui informazioni sulla relazione tra la sua famiglia e quella dei Kakita.
E quella dei doji, cioè quella dei crew. E devo tirare qualcosa? Cioè tipo... Sì. Cosa? È cortesia. Cortesia? Oh, sì. Oh dai, per la stavolta è buono, dai. Minimo adesso che lo devo tirare seriamente, farò schifo. Cortesy air. Non male. Dai. Tre successi. Che punto? Tre successi. Non tento. Va, posso tentare di ritirare, guarda, tento di... Ah no, non è observer, no. Vai. E lui non ha, non c'è alcun legame, lui è realmente sincero ed è oggettivamente sorpreso quanto te che una richiesta che venga dai Kakita possa, o dall'Accademia Kakita, possa aver fatto in maniera di far arrivare l'invito a un clan inferiore, a un clan minore. Ma di certo non è raccomandato, insomma. Non sembra essere raccomandato, o non ti dà l'idea di essere raccomandato, o maschera molto bene. E niente, però penso che proseguiamo la chiacchierata. Ma mi raccontatemi delle terre in cui siete cresciuto. Lui ti dice che ha scorso gran parte della sua vita a bordo di navi della Mantide, e sai che, ed è abbastanza rinomata, che ogni tanto la Mantide ha preso di mira la gru, e dicevo, la Mantide ha negli ultimi probabilmente 5 anni razziato in maniera equa, ovviamente non è il clan, ma navi sotto battente dei figli della Mantide, quando gli altri grandi di solito hanno delle scarpe d'estate. Loro vanno a razziare equamente. Yasuki, Crane in toto e Fenice. Ma quindi ci sono i pirati? Quindi ci sono dei pirati, sì. Beh, le Mantidi sono pirati. Sono tipo i pirati della Malesia, secondo me. Tipo. Sono tipo, sì, sono tipo i figli del tuono. Proprio quelli.